Non c'è pace per le fioriere di Ponte degli Angeli a Vicenza. I vandali sono tornati e hanno fatto razzia, sradicando per l'ennesima volta i fiori. Un'azione sistematica che ha coinvolto tutti i vasi della sponda che dà verso il centro cittadino. I vandali non hanno risparmiato nulla, le piantine sono state tolte dalla terra con tutte le radici, lasciando il vuoto. Un'azione scandalosa, tanto più che non più di un mese fa Rete Veneto aveva dato conto di un'azione simile compiuta nottetempo da parte di alcuni incivili ubriachi ed era stata addirittura immortalata da un passante, fiori che erano stati appena piantati. In quell'occasione il consigliere regionale Gio Formaggio, immortalato dalle nostre telecamere, aveva provveduto a comprare delle nuove piante e a ripiantarle con le sue mani e a lanciare un messaggio ai vandali. Io oggi sono un po' nella veste del garzone del fiorista, quindi a parte gli scherzi, ragazzi non fate ste robe qua, perché sono delle ragazzate che però costano dei soldi e imbruttiscono la nostra città. Messaggio purtroppo caduto nel vuoto, visto che c'è chi si è divertito a distruggere le fioriere, rimanendo insensibile agli inviti e al rispetto del bene comune. Bene, conviene ricordare, che paghiamo tutti noi e che rende più bella la città di Vicenza. Adesso la polizia locale vaglierà comunque le immagini delle telecamere di videosorveglianza e chissà che magari non si è immortalato l'autore o gli autori di un gesto così spregevole.